Signori, ho faticato moltissimo in questo periodo a trovare qualche gioco di interesse o più o meno interesse. Ho trovato tanti giochi brutti, ma veramente tanti, eh. E quando dico brutti, lo intendo oggettivamente, non con sinonimi, ninonimi, ninonimi di opinabilità. Come dire, guarda questo gioco qua, mi sollazza il palato. Perché dici, ricordo i tempi del Game Boy Color, con quella musichetta bella 8-bit, perfetto. Ed è a tutti gli effetti un gioco nuovo. Quindi, voglio dire, allora, il nostro tipo scalmanato del web, che va in giro per questo mondo, aspetta, recupera monete, gemme, quel genere di cose. Cioè, piuttosto standardizzato, Però, sai, com'è? Ogni tanto un ritorno alle origini. Adesso questa stalactite, stalagmite, come si dice, poi gli esperti mi diranno con rispetto, per cortesia, perché la bullonaggine è la cosa più schifosa che ci sia nell'esistenza umana. Allora, tac, tac, di qua, ecco. Adesso salto, salto. Adesso, ovviamente è appena l'inizio, quindi livelli molto semplici, ma presumo che poi dopo le botte siano veramente devastanti. Qua non posso dare un pugno allo schifoso, perché il salto non è abbastanza decisivo. Andrei dal porco. Ah, lì non si sale, eh? Da qua al porco? Ok? Non si sale. Tac. Ci sti lì che quelli cagano. Cioè, cagano dal soffitto, sti stronzi. Praticamente sì. Attenzione. Boom. Anche un po' di vandalismo sulle casse a caso. Perché non si sa mai, eh? Comunque gemme. Attenzione, c'è un mega, mega orso. A quanto pare Mr. Beer. A quanto pare non aggressivo, che saluta in maniera condiscendente, quindi diciamo, è positivo come effetto, no? Buono. Allora, di qua. No, mi spinge indietro. diciamo, non aggressivo, cioè non ci mangia e non ci sgraffigna le carni, creando dei sollazzi transitori al sistema documentario, però eventualmente non ci va a passare, quindi boh. Quindi si passa di qua, si sale? Oh, non si sale? Qua no, cioè lui fa tutto a pugni, però. Ah, così? Ma ti arriva una bella puntellata in testa. Oh, si è incazzato? Niente? Svenuto. Ok, adesso appestiamo un attimo. Allora, è molto molto freddo, non sta molto bene, però respira. È vero che respira, quindi va bene. Allora, trova una cassa. Oh, un tesoro bello spisso. Quindi cerca, ci metti, ci arraffa le mani sopra, ma ovviamente è una trappola. Esce fuori una bestia immane, atroce. Potevi metterti le mani nel culo, eh? È un boss! Oh, signore di Dio! Allora, Lord Xaculus, Supreme Judge of All Mortals. And don't belong in a little box. And just how many have evaded judgment in my absence? Lui è incazzato nero! È incazzato veramente nero! E speriamo che non se la prenda con noi, perché lo vedo un po' troppo spesso. Un po' troppo, eh? Sparisce. Magari il boss finale, sai, così ce l'ha fatto intravedere un attimo. Allora, se n'è andato. Spero che nel frattempo pimpano un attimino il personaggio, perché a forza di pugni e calci forse non è sufficiente. Looks like Willow the Wizard is free too. Oh, tutto nudo. Oh, con dei pantaloni rossi, marroni, insomma. Ma allora, è un tipo molto strano questo qua. Mi hai liberato. E fanculos, pensava di trattenermi così tanto a lungo. Invece, grazie a te, hai un bel amichetto dalla tua parte. Forse. Ci sono queste sfere. Che cosa sono quelle sfere? Quick, slip these bad boys on. Ah, dei super guanti per dare dei pugnazzi un pochino più dignitosi. Pretty cool. Magical Gauntlets. Wow. Vediamo. Ah, sparano. Paura. Get off. Via.
Aie! Benissimo. Adesso... Ah, posso sparare le pillole. Woo! Le pillole! Sparo anche dalle scale. Attenzione qua, le pillole. Attenzione questi. Soprattutto le casse, tutte le gemme. Non ho capito le gemme se sono da record o se servono a qualcosa. O qualche mercante. Ecco. Vediamo anche le gemme che non sono immediate. Attenzione che quello potrebbe cadere. Che è un balordo. Guarda come spacca tutto a catena. Qua però... Aspetta, eh. Ah, c'è la scivolata. Non me l'ha detta questa. Aspetta. Scivola. Dai, ragazzo. Ok. Monetine, monetine. Non ti avevo visto te. Tac. Mi danno un po' di cuoricini, me li danno anche. Attenzione ai salti, che sono pericolosissimi i salti. Allora, questa sfera qua li ingigantisce. Oh, Maria Santa. Allora, però, c'è un problema. Come cazzo lo schivo sto coso? No. Lo sto continuando a schivare. Però, ecco. Devo prenderlo da questo lato qua. Attenzione, che arrivano da tutte direzioni. Attenzione! Boom. Lui sfuocheggia di rabbia. E si trasforma in una gemma preziosissima. E con contentezza immane arriva lo stordito qua, sdentato, che ovviamente ha sbelleggiato di parole, ma non ha dato neanche una frisa di manina, per dire, no? Livello. Perfetto. Ok. Lui è molto dubbioso. Allora, ma perché mi hai dato i guanti se poi sei dubbioso sul loro funzionamento? Ma funzionano quanto bene, devo dire, eh? Ok, Stone of Power. Che cos'è? Fanculos? Dobbiamo rubare questa pietrazza potente da Fanculos? Ok. Ok. È qualcosa che si trova nelle casse dorate, che saranno quelle con gli oggetti più preziosi, più rari e più spissi. E se n'è andato così. Stage clear. Il tempo, le monete, i gioielli. È tutta roba per le statistiche alla fine. Mappa del mondo, livello 1-1. Ma è fantastica sta roba. Wow. Ci voleva proprio un gioco così, eh? Per rilassarsi. Per rilassarsi ci voleva. Bello, ok. Attenzione che qua ci sono i tizi sbelleggianti che saltellano. E ci vogliono anche un po' di colpi per colpirli. Attenzione che ti arrivano lì. Guarda che gesti atletici fanno. Attenzione alle superfici. Oh, pure i ragnazzi che spuntano all'improvviso. E all'improvviso non c'è più viso. Aspetta. Ok. Così. Dacci due colpi. Attenzione ai ragni che compaiono così. Senza dire A e B. Il serpente che fa il mortaio. Attenzione. Un losco figuro che è nell'oscurità. Qua c'è qualcosa che lampeggia. Oh, ma c'è un piccino lì. Cos'è? Pimon Peter. You wouldn't mind if I tagged along? Mother Stalk. Along with other Pimon. Allora, sono in giro. Above the clouds. Aspetta, eh. Mi ha dato un qualcosa, non so cosa sia. Magari un collezionabile, tipo una roba. Boh. Attenzione a non cadere l'acqua. Ci sono i piranha che saltano malissimo. Oh, piranha, insomma, dei pesciazzi non promettenti. C'è tutta sta gente che saltella, che arriva. Spariamo. Attenzione, questi non saltiamo a caso. Cerchiamo di... Arrivano da sopra, da sotto. Attenzione a quello. Andiamo qua. Cos'è che mi ha... Forse mi ha rinforzato. Ah, mi ha rinforzato il pugno. Quindi dai dei colpi più secchi, più decisi, più corpulenti. Ok.
Cuoricino. Ah, ma lì c'è una porta. Sarà un livello extra, un livello segreto. Sì. Attenzione. Qua. Attenzione qua. Salta. Così, e mi prendo del moneta a mia stima. Semplice, semplice. Attenzione che dobbiamo fare il giro qua. Ah, ha respawnato tutti i nemici comunque, eh. Attenzione a quello che tira delle pillole, niente male. È anche molto rapido nel movimento. Quindi evitalo, anche per un cazzo. Allora, il porco. Muoviti. E ciao. Monetina, un po' di cuoricini. E via. Un livello dopo l'altro. Attenzione, una cesta dorata. E c'era lui all'interno. Dice, allora che cazzo vuoi se sei lì a rovistare roba? Perché me l'ha chiesto a me? Allora, sembra che Fanculos mi abbia incastonato all'interno di una cassa di nuovo, per l'ennesima volta. Come dire, aspetta, non è che mi dai qualche roba, oltre che a pulirti il culo con sto bastone qua. Allora, mi dà qualche cosa, Big Bad's Note List, so I need to lie low. Quindi, lui si nasconde continuamente perché ha paura di Fanculos. Ma Fanculos lo rinchiude sempre dentro ste chest. Ho ricevuto un martellazzo. Just a hammer, you ask. But to use magic users, almost anything can become a magical weapon. E dimmi come. Stone power ain't gonna find itself. Aie! Quindi, non so cosa serva sto martello che mi ha dato. Boh. Ah, ho trovato. Ah, forse un collezionabile. Per avere il completismo, sai. Sì. You were given your first magical weapon, hammer. Quindi, deplete your magic matter. Refill by picking up blue potions. You can swap magical weapons, bla bla. Ok, quindi abbiamo sta cosa qua. Non me la faccio vedere perché è una sorpresa. Il gioco mi sollazza al palato naturalmente, perché mi ricorda i bei momenti passati con il Game Boy Color, Game Boy normale, poi quello Color. E quindi, boh, mi ci butto all'interno a capofitto. E ci vediamo per un altro gioco. Saluti!